grosso, bello, piace questa architettura un po' così romana etrusca. Salve! Ha bisogno? Ah, sì, ha bisogno. Sì, abbastanza. E niente. Bene, guarda, dobbiamo trovare un po' di vestiti, sai come diversi per lui. E molti vestiti. Sì, sì, mi sa che dobbiamo trovare qualcosa. Adesso magari lui si sceglie qualcosa, poi se ci abbiamo bisogno ti vediamo. Andiamo. Adesso qui sì che puoi trovare il vestito giusto per rimorchiare. Dai, per andare con... Fiancé. Esatto. E va bene, dai, dai un'occhiata in giro e facciamo un po' di prova, va bene? Sei sicuro, sicuro? Sono sicuro, guarda quanto sono bello, guarda quanto sono vestito bello. Cioè, vuol dire che io sono se brutto? Per carità, però una sistematina magari, anche perché la cosa è che sono più tanti. Questo quando sono nato metto sempre questo vestito. E questo è elastico. Era così. Allora forse perché la mattina. No. Vabbè. Poi, non lo chiedi. Fatto. Bella moda giovanile, perché in Brasile portiamo solo vestiti di carta, come Pinocchio. Siamo i vestiti di carta perché li pubbliamo in cartolereo, perché risparmiamo, mangiamo riso e balliamo capoeira. Primo cambio. Beige. Adesso sì, si vede proprio che stai bene, molto bene, molto bene. Allora, direi, leva un attimo quella roba lì, ti faccio una foto, così la mandiamo alla psicologa, eh? Perfetto, dai, così almeno sentiamo anche il suo parere, ma penso che non ci siano problemi. Bello come il sole del Brasile quando tramonta dentro il mare d'agosto. Perfetto, proprio hai reso esattamente l'idea. Bene, perché da piccolo io ero un piccolo poeta maledetto, perché ero un incrocio tra Petrarca e More Orfei, quindi facevo questi paragoni tra la natura del uccello di Spereo e l'elefante, quello si è viziato dagli circhi del Circo Soleil. Ah, il Circo Soleil non fa quegli animali, quello di More Orfeo. Ah, ok, perfetto. Ma anche in Brasile c'era la letteratura italiana, perché...
facevano letteratura italiesi e letteratura, poi faceva specialmente letteratura anconetegi. Proprio la zona delle Marche, tutto quello di Scarparo, tutto con le cose, sto caffesso molto famoso in Brasile. Proprio un piatto famoso in Brasile si chiama piatto anconetegi, riso con sto caffesso, guarnito con un mosciolo o coax di Brasil di Portonello. Non lo sapevo, io pensavo che invece era una cosa tipica. Ormai è worldwide. Anche qui in Italia c'è un cibo cinese, il cinese c'è il tipo il thailandese c'è il cibo americano, e in America c'è tutto, perché in America si sa. E vabbè, dai, allora sei pronto? È stasera, giusto? Stasera Progi e allora, camminata quella da italiano. Bene, come ho detto. Sì, guardo. La mano in tasca, non guarda. La mano in tasca. Allora, sì. Ce l'hai, sì. Camminerò cielo, poi quando sono devo rompere un ghiaccio, proprio mi faccio portare una lastra di ghiaccio tipo Bruce Lee. E rompo il ghiaccio. Non penso che sia proprio così detto, cioè penso che sia un modo di dire, capito? Non okay. Devi romperlo proprio tu, fisicamente. Ok. Cerca di stare tranquillo stasera, non ti preoccupare, fai la camminata, tranquillo, poi non è che sciogliendoti lo cambio, tutto bene, dai. Non sciogliendoti tu, eh. Sì, yes. No, io tranquillo, ho avuto qualche appuntamento da ragazzo con un dei due, ho fatto un più appuntamento con una suora. Purtroppo non lo sapevo perché era in borghese, quindi ho beccato dentro quando facciamo le foto per la patente e lei era dentro la cabina di un fotografo, si è entrata con lei e dopo una cosa tira l'altra e va bene, siamo usciti e siamo andati a mangiare qualcosa. Dopo ho scoperto che la sorella era sposata con lei e quindi qui sono rimasto solo io. Secondo appuntamento invece ce l'ho avuto con, praticamente era una donna che invece era, purtroppo come in Brasile è consono a venire, con un trans del Brasile. Ho preso trans che aveva invece di la solita patagi, c'era un cucumero dentro le mutagi e quindi sai amico cumere un po' mi stanno un corpo. E quindi niente, io non ho potuto mai. Ma sono i tuoi due appuntamenti? Ogni due appuntamenti. Però dopo facevo solo allenamenti, facevo uscita con la squergi, ho anche rischiato l'omosessualità, però fortunatamente e c'era un meccanico sotto casa mio che praticamente aveva il calendario per termini meccanici con tutte le donne mezze vestiario, senza vestiario, dipende dal vestiario, perché la stagione a dicembre più vestiario, mattina pulisci fuori, ma invece a febbraio molto primavera, molto bello, molto e c'aveva le farfalle tutte fuori. Mettendo sulla retta via come quando un traghetto parte con l'Atlantico Pacifico fino all'Atlantico, non meno Pacifico perché è molto largo, a largo si fa un squalo e la balena lì, come si chiama la balena? Moby Dick. Infatti io sapevo che il Titanic, che ha partito come traghetto, ha applicato Moby Dick e è andato giù come un palo dentro. Non meglio stare in situ perché c'è i bambini che potrebbero girare qui e sai, dopo i genitori si ingherrono. Certo, chiaramente. Va bene, io faccio un po' di monologo perché sai in Brasile qua tranquillo. Si parla, perché non si fa niente in Brasile, si fa capoeira, si parla il riso con sto caffesso e poi si parla tra di noi, una spiaggia, il mare, il sole, la natura, come diceva amico mio quello rumeno. Ah, certo. Che ti avevo raccontato in espoiatesi. Ah, sì, quello della natura. Sto aspettando un messaggio da questo ragazzo che dovrebbe arrivare, ma ha detto che ti spiego un messaggio, perché devo dire una cosa del portese, ti devo dire una cosa un po'. Tesi. Certo. Va bene. Vabbè. Allora, io direi. Ma una cosa, andiamo adesso, io vado a appuntamenti con un fiancé, sì. Ok? Però è successa una cosa che però non ti posso raccontare ancora perché io sono scaramantico. Sono molto scaramantico perché mi piace fortemente. Perché io parlo sempre un ferro di cavallo. Siccome il ferro di cavallo però è proprio pesante, pesa tipo 2, 3, 4, anche 4 quintali. Un ferro di cavallo è il ferro di cavallo di cosa? Di un cavallo famoso. Furia. Furia, cavallo. Furia. Il cavallo Furia, infatti sono andato a una visita mia a Hollywood, dove era Vescio, e mi ha detto prima di morire ti regalo questo cavallo per portare la fortuna. Infatti sono diventato campione del mondo e ho vinto quell'anno il campionato del mondo da solo. E yes. Ah, perché c'è il ferro del cavallo. Ferro del cavallo, sì. Adesso sono stato a Napoli, ho parlato un famoso detto napoletano.
il bambino napoletano imparato. Sarebbe? Era così, era. Uè, Marie, questa sera volevo sapere dove avevi suonato o avevi andato. Ah, no, scusa, era il contrario. Era. Marie, volevo sapere se stasera avevi cantato o avevi suonato. Perché se avevi suonato, io sono il più di un ricottaglio. Ah, tipico, ho detto proprio, certo, no. Napoletano, ma l'ha detto proprio loro, questo tipico dove vai lo riconosce subito così. Va bene, io sì, sono sì, 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 dai, dai, andiamo. E poi ti chiamo, ci vediamo dopo appuntamenti e anche giorno dopo, vediamo come va a finire, perché certo. Si sa mai queste cose come vanno a finire. Certo. Diciamo sto capisco di l'altro. Vabbè, va benissimo, okay. Dai. E va bene, andiamo. Ma accompagni, però io non so a me. Sì, 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 ti accompagno, te vai intanto, vai. Il cavallo, Moby Dick, saranno detti brasiliani. Oh, strettino, vuoi dove vai? Devo pagare, cioè devi pagare. Dai, andiamo alla cassa. Pagare, io non ho mai pagato in vita mia. Allora, strettino, vai, devi pagare. Non c'ho dinero proprio dietro, mi me la sono scordato il portafoglio a casa, dopo te le ridò i soldi, tranquillo. Fermi ragazzi, chi paga? Niente, mi tocca pagare. Vabbè, pago io. Ti posso pagare col bancomat? Come vuoi. Benissimo. Pago così, vabbè. Ok, grazie. Arrivederci, signor Stettinio. Arrivederci, Stettinio. Appuntamenti con la suora, purtroppo non lo sapevo perché era in borghese, sono uscito con questa. La suora in borghese. Vabbè, dai, cambia la temperatura. Vai. Aspetta. Non si può guardare. Eh no, però d'arte, qui non sto veramente. Diciamo troppo dispersi nell'Atlantico e nel Pacifico. Ma clienti di qualche mente stanno ascoltando. Ragazzi, strettini su Facebook. Questa è la settima puntata comunque, ce ne sei, quindi voglio vedere. Oh, e se vuoi rifare la scena del viado, ci mi rimetto un'altra parte.